Ciao a tutti, io sono Mirko e oggi vediamo come configurare le riceventi FRSky nel Flight Controller KISS iFlight. In questo tutorial collegherò la ricevente tramite protocollo SBUS per il segnale e Smart Port per la telemetria. Possiamo usare sia riceventi per il modulo R9 che le classiche 2.4 GHz, il procedimento non cambia. Molte riceventi FRSky hanno due pad SBUS, uno chiamato SBUS IN e uno chiamato SBUS OUT. Ricordiamoci di usare sempre il pad SBUS OUT. Per la telemetria usiamo il pad S-PORT, delle volte lo troviamo col nome completo Smart Port. Colleghiamo alimentazione terra in questi due pad grandi, il cavo SBUS in questo pad e il cavo Smart Port nel pad sopra. Dopo aver prestagnato possiamo saldare. Avviamo la KISS GUI e clicchiamo su Connetti. In Receiver scegliamo FRSky SBUS. Poi salviamo. Adesso andiamo in Data Output per provare la Taranis. Perfetto, è tutto a posto. Vi ricordo che per far funzionare la ricevente dovete collegare la batteria LiPo al Flight Controller. Infatti, solo il cavo USB collegato non è sufficiente per far funzionare la ricevente. Per concludere, non ci rimane altro che impostare la telemetria sulla Taranis. Clicchiamo il tasto menu e andiamo nella pagina Telemetry. Scendiamo verso il basso fino a trovare Discover New Sensor e premiamo Enter. Dopo Stop Discovery. Adesso ha trovato tutta una serie di sensori, quello che interessa a noi è il VFAS che indica la tensione della batteria. Quindi non ci rimane altro che impostare un allarme di batteria scarica, se non sapete come fare potete seguire la mia guida cliccando il link in alto a destra o in descrizione. Questo era il mio tutorial su come collegare le riceventi FRSky nel Flight Controller KISS iFlight. Grazie per aver visto il video, non dimenticate di iscrivervi al canale e di mettere mi piace. Se volete potete supportarmi anche su Patreon cliccando il link a fine video.